Allora, eccoci qua. Oggi parleremo della vostra amicizia, ma parleremo anche di una bella storia d'amore che sta per, diciamo così, stavi dicendo terminare? No, raggiungere l'apice. No, che per me avesse pazza. Raggiungere l'apice. Che amiche, eh? Sì, no, sì, nella storia che la sua qualche volta il matrimonio è anche visto un po' come la tomba dell'amore. Ma non stai dicendo? Ma questo è il caso. No, senti, io mi lascerei da sole, lo sai. Scusa, ma l'hai portata tu? Ma no, c'è venuta da sola, io ci tengo a precisare. È venuta da sola, io non l'ho invitata. Allora, vediamo la storia d'amore e poi dopo ne parliamo. Poi intanto fai i conti. Io mi lascio da sole. Vediamo. Meraviglioso amore mio. Una volta noi abbiamo litigato, allora lui ha suonato alla porta, amore, ha tirato fuori una pianta di peperoni. Mi sembrava più carino perché i rose poco un po' si appassiscono, invece i peperoni sono durati una decina d'anni. Tanti auguri a qualcuno che mi è venuto a trovare sul set, chi sarà? Io, senti le campane, le sento. Ma questo è l'amore, No, sono le campane della chiesa. Le campane, non era l'amore. No. E allora sì, abbracciami che ho fatto, perché pochi sanno fuori. Se tutto tempo che è passato è tempo pensa, o si rimane non esiste niente più. Abbracciami stanotte. Ora canto. Mi vuoi sposare? Ma che meraviglia, una richiesta così romantica, l'Arena di Verona. Vabbè, tra pochi intimi, no, eravate in tanti, però dai, eri emozionata. E sei emozionata pure Tosca, lei già piange, già inizio. Cioè, le nozze saranno sabato 30 e lei già piange oggi. Si avvantaggia. Sì, si avvantaggia. Ha detto io parto una settimana. Allora, partiamo dalla vostra amicizia. Sì. Un'amicizia senza filtri, mi piace molto questa cosa. Avete pubblicato una foto sui vostri social e parlate di amicizia senza filtri, che vuol dire non solo senza filtri inteso come filtri fotografici che spesso usiamo sui social, ma immagino anche senza filtri tra di voi, c'è una grossa intimità, no? Beh, noi ci diciamo, cioè nel bene e nel male, diciamo che io sono la sua prova del 9 e viceversa. Se in che senso? No, sai, anche sulle cose estetiche, a parte i consigli quelli di vita vera, quindi sulla quotidianità, sulle scelte importanti. Aspetta, intanto non mi può dare consigli sulle diete, che sono quelli che preferisco perché lei è sempre favolosa. No, cioè, soprattutto perché sono sprecati. No, soprattutto perché tu non li segui. Lei la vedi mangiare, poi fa, io Roberta, non capisco, perché non dimagrisco. Ah no, e perché? A parte sono contenta che lei sia abbinata alla poltrona. Sì, vedi, già questa sono è... sì. E poi scusate, l'amicizia non lo sapevamo. Come puoi ben notare, tutte e due con la scarpetta arancione, la vera amicizia. Allora, comunque c'è una grossa intimità, questo è vero, purtroppo, per noi. Vorrei parlare di questo matrimonio. Sì, parliamo. Siamo tutti in attesa, siamo tutti felici. Voglio sapere, intanto, questa decisione, perché voi avete già due bambini, insomma, state insieme da tanto tempo, come scaturita? Io so che un po' ci hanno messo lo zampino pure le amiche. Beh, diciamo che lei ha lavorato ai fianchi, eh? Sai, nella notte, la devi sposare, proprio di notte, tutte le notti, tutti i giorni, devi sposare. E quello preso per stanchezza. No, credo che sia anche dovuto un po' a un modo di voler chiudere il cerchio. Quindi, sai, dopo che si è costruita una famiglia, che abbiamo fatto due figli, di cui una è alta e magra, l'altro è piccolo e cicciottello. Quindi e quale sarà quello che assomiglia? Al papà. Ma chi lo sa, quella alta e magra? Magra. Diciamo, avete tutto, mancava solo questa ciliegina. Sì, volevamo chiudere un po' il cerchio. Siccome noi siamo molto curiosi, devi sapere, cara Flora, che abbiamo mandato la nostra Mary Segneri a sbirciare un po' dietro le quinte dei preparativi. Mary, dove sei e con chi sei? Roberta, Gianluca, visto che Flora ha la bocca cucita su questo matrimonio, noi le risposte che vogliamo le abbiamo trovate in mezzo ai fiori con la loro wedding planner Eva Presutti. Eva, buonasera a tutti. Salutiamo Flora. Adesso dimentica Flora che siamo qui, perché io voglio sapere già qualche anticipazione. Partiamo subito dalla sposa.
che sposa è? È una di quelle ansiose che sta lì, che è un po' pesante, di la verità, eh? Flora trema adesso. Allora, no, in realtà Flora è stata una sposa modello. Davvero, si è affidata e ha reso il mio ruolo quasi semplice. Ma io vi dico che c'è anche un uomo oltre lei, no? Certo. Come in tutti i matrimoni. Ed Enrico, ecco, ed Enrico ha un suo perché. Perché è davvero uno sposo partecipativo. È stato uno sposo partecipativo e si sono divisi perfettamente i compiti. Flora ha gestito, diciamo, la parte più emozionale, creativa, quella più bella, diciamo, ed Enrico quella più tecnica, quella, diciamo, legata all'intrattenimento, legata a tutta la parte di tecnica. Di... Anche al service, all'audio, insomma, le cose che Enrico... Ecco, esatto. A cui Enrico tiene molto. Io in mano ho un fiore, ma sono circondata da fiori, perché Flora ha fatto una scelta in tua compagnia. Che fiori ha scelto per questo matrimonio e su che colorazioni? Allora, la palette dei colori che Flora ha scelto è stata, diciamo, la più elegante secondo me, quindi ha preferito fiori assolutamente dai toni neutri, quindi avorio, sabbia, nude, un tocco delicatissimo di cipria su base verde, quindi la sua particolarità è stata proprio quella di desiderare un matrimonio assolutamente elegante, delicato e sobrio. Ma non finisce qui, e tra poco, Roberta, ecco, io ti svelerò più o meno anche qualcosina sulla location. Questo allora, intanto allora è uno dei fiori scelti da Flora. Ci ricolleghiamo con te tra pochissimo. E in questo matrimonio così elegante, così abbiamo sentito questi colori, così la tua testimone sarà Tosca d'Aquino. Perché purtroppo non poteva essere tutto perfetto. Ecco, no, non sento. No, sento quelle un buone po' di erano finite. No, perché? Un pizzico di... Allora, D'Angelo da Filadelfia, questa non può, sì, questa non viene. Da sono arrivata quindi, io, hai capito, proprio un ordine. Buone... A parte gli scherzi, Tosca, tu sei l'amica del cuore di Flora. Voglio sapere che cosa hai provato quando lei ti ha detto: mi sposo e voglio che tu sia la mia testimone. Allora, io ricordo perfettamente quel momento. Guarda, già mi viene da piangere. Ma com'è sta cosa? Adesso vedi, resisto. Perché eravamo ad una festa molto importante e quindi eravamo, diciamo, lei sempre bella, ma anche io ero tutta truccata. Era un momento, insomma, di grande gioia. E lei ha detto: guarda, ti voglio chiedere di farmi da testimone. E su una bella terrazza panoramica. Stranamente ho pianto, anche è vero, lì. Ho avuto quel momento. Basta piangere, no, basta. Ma... Vogliamo sorridere, siamo felici, vogliamo vedere questo filmato che ci racconta un po' la vostra amicizia. Ecco. Che siete belle scatenate tutte e due. Pubblicità, no? No. Tu sei sicura che qui è giusto per fare il selfie? Amore, ma è bellissimo, perché c'è questo vento che scosta un pochino il capello, e come dice, un vento che si vede, non si vede. Ma guarda che bello, bene. Ma è fantastico, mi sento leggera, ma sai che ti metto nei capelli? Sei embriaca, non sei leggera. È meraviglioso. Ma non ci vediamo. Scatta. Ma che carina. Però abbassa un po' di alto. Ah, vuoi un po' più sexy? Sì, un po' di più. Oh, sì. Presentiamo io con Matilde Brandi. Sì, no, io. No, cioè, ci sono anche io che presento. Oh, amore, ma non te l'hanno detto? Che cosa? Hanno detto Flora, vieni con la valletta. Ma che valletta? Ma questa cosa che... Allora, hanno detto che servivano delle conduttrici. C'erano le anziane e quella giovane. Appunto, ha ragione, sono io, scusa, tu che ruolo hai? Madonna, che freddo, Flora, ma è gelata quest'acqua! Piano piano! Sì, mi voglio bagnare, piano piano! Senti, Flora, mi raccomando, non mi schizzare, non mi bagnare, mi raccomando! Ma sì, insomma, siete belle scatenate, vi divertite molto. Allora, diciamo un po' che le amiche sono, diciamo... le sorelle che si scelgono, no? In qualche sì, modo. È vero. Come vi siete scelte, come vi siete conosciute, come è nata questa affinità? Voglio sentire prima Flora e poi Tosca. Guarda, noi la cosa bella è che condividiamo gioie e dolori, cioè questo è il nostro specchietto delle cose divertenti, però lei anche nei momenti difficili, no? Che io ho avuto anche in passato, lei c'era a qualsiasi ora, anche alle 2 di notte,
quando mi hanno operato dico, lei alle 2 di notte c'era, lei alle 6 di mattina c'era. Aspetta, devi raccontare subito l'episodio, perché lei, si può dire, vomitava, sì, si può dire, vomitava, detto, è un po' volgare, voglio dire. Già detto, quindi vomitava, stava malissimo, e a un certo punto ho sentito che lei... Io ero sdraiata e dicevo, amari, amari, volevo dire che era amaro, amaro il sapore, sono amari, amari, amari. Calamari, calamari non te li posso dare. Avevo capito che voleva mangiare i calamari. Calamari, capito? In ospedale, cioè, scene veramente. Stava male, i calamari no, amore, però, non te li posso dare. Tosca c'è sempre. Sì, poi noi al mare siamo anche vicini, sì, di casa, quindi noi condividiamo le quattro stagioni. Però ecco, devo dire che ci siamo scelte, perché poi io ho due testimoni, l'altra è Erika, che è una mia compagna di scuola, e l'altra è lei, quindi ho voluto proprio un'amica che ho scelto nella vita adesso, attuale, nel presente, un'amica con la quale ho condiviso il passato. È un'amica del passato. Quindi è stata una scelta purtroppo voluta e sentita. Così. È andata così. Allora, che cos'altro ci puoi svelare di questo matrimonio? Abbiamo visto i fiori, abbiamo capito che tu ti sei occupata, diciamo, della parte quella più... Sì, io e Rico ci siamo proprio divisi. Mm-hmm. Quindi è vero quello che ha detto Eva, che Eva la vedi così, no? Visto oggi che è un cartone animato, ma invece, perché lei è... Buongiorno! Alle 6:30 di mattina, è fantastica, iperattiva. Guarda che ride, perché lei, ti sta ascoltando. Sì, la vedi, è un carvedi, lei ha stelle, cuori, lei sembra tipo Memole, il cartone animato, tutte... Anche ti dico che se per caso ci fosse una sposa che non si vuole sposare, lei ti fa venire voglia. E metti un cuore, un arcobaleno, un unicorno, mettiamo un unicorno, mettiamo qua, dico, no, non servono tutte queste cose, è così, vedi, eh? Hai sentito? È un pupazzetto, guarda. Avete sentito? Però è un treno, quindi sul lavoro, ta, ta, ta. Lei mi chiama, allora, la deadline, la fine chance, da consegnare tutto entro la... La timeline, e io ho detto, non ho capito. La timeline, il tempo ultimo per consegnare... Quindi io avevo tutti questi tempi e lei che ride, devo dire che mi ha aiutata ad essere... Appunto. Però sulla cosa di Enrico, che ci siamo divisi i compiti, è vero, proprio a metà. Io sceglievo e lui pagava. Proprio. Sì. Ha detto che si è occupato della parte dello spettacolo, ma Enrico pelo prendeva pure un trapano e faceva lui il gazebo, voglio questo dire, è vero, Enrico è bravissimo. Roberta, lui prende una brucola, subito. Si mette il lago vestito da sposo, qui c'è da aggiustare, da pitturare, da smontare. Quindi un uomo proprio da sposare. Sì. L'hai detto te, però? Sì. No, come fa le pizze lui, ma solo come fa le pizze lui, ma non è un uomo da sposare. Questa cosa. Ma non è fantastico, ma più romantico di una pizza. No, però fidati, è una cosa che poi nel tempo... No, è vero, perché la pizza è utile. La mia cosa preferita, quindi io faccio fettine panate per lui e lui fa la pizza per me. E ci siamo pizza, Roberta? Allora, voi siete una coppia divertente, diciamolo. Siete divertenti, siete simpatici, siete allegri. Ti faccio vedere questo filmato, lo faccio vedere anche a te, Tosca, perché poi voglio sapere una cosa da te e una da te. Guardiamo. Mm. L'hai visto il programma? Non è che l'ho visto proprio bene, 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 tutto con attenzione. Che hai visto? La sigla. Ma c'è bisogno di mettere tutte quelle ballerine? Ballerine? Perché ci sono i ballerini? Sì, ci sono. Giuro, non ci ho fatto caso, ci sono i ballerini. E poi, scusa, se è uno show, ci devono essere, è uno show. Lo vedi? Lo dice la parola stessa. Show! Show, ti ho visto. Allora, mai visto, amore? Sto contento. Ma quale amore? Ho visto che sono aumentate le ballerine. Sono aumentate le ballerine. Ma quelle, no, chi l'ha visto che sono aumentate? Quelle moltiplicano da sole, che ne so io. Aumenta tutto, saranno aumentate le ballerine. Io non lo so perché non le vedo. Ma che davvero sono aumentate? Davvero. Non mi è sembrato. Non me ne sono proprio accorto che siano aumentate le ballerine. Sono sempre le stesse, secondo me. Jasmine, Clotilde, Vanessa. Ma che sai, i nomi? No, nomi di fantasia. Io non le vedo le ballerine. Non le vedi? Mai viste. Non le vedi? Io vado sul palcoscenico bendato, quindi non vedo nessuno. Che fai, neghi? Che cosa? Neghi di averle viste? Non l'ho viste e non nego. Ma lo vedi non che neghi? Non nego. Sì che neghi. Non sto negando. Sì. Sto negando. Lo vedi che stai negando? Allora neghi. Sì o no? Nego, sì. Sì o no? Sì o no? Non lo so che sto a fare. Ho visto il pezzo con i Nazilli e le ballerine. Eccala, lo sapevo io queste ballerine, sempre antignato queste ballerine. Sorvolando sul fatto che c'è sempre un po' l'occhietto troppo languido per i miei gusti, sì, che vabbè, certo, si potrebbe migliorare. Sì. Però, devo dire che come padrone di casa comunque sei bravo. Ho deciso. Che ti lascio il tuo meritato successo, che ti lascio
mi lasci, che mi lasci, continua, che mi lasci. Che ti lascio, basta, finito, punto, ti lascio. Ma che ti lascio e ti lascio, Enrico e Flora sposi il 30 luglio, ma voglio sapere come siete messi a gelosia, perché questa, diciamo, era una gag, ma spesso... Pulcinella, scherzando. Esatto. Ma io no, e allora, tu sei gelosa? Tra i due sono io quella gelosa. Tu dici, ma non è possibile, cioè, guarda che pezzo. E invece, sempre per dirla in francese, e invece sono io quella gelosa, pensa, perché lui si fida... forse perché, come dice lei, io non do modo, sì. E io da donna, sai, gli uomini di spettacolo, carismatici, comunque io devo sempre un po' stare attenta. Tu confermi, Tosca, lei è la gelosa, invece Enrico è più sciolto? Sì, perché devo dire, lei non dà veramente modo, per cui Enrico lo vedo sempre molto sereno, per esempio quando stiamo insieme anche, non chiama, non cerca di sapere dove sei, che fai, e invece per assurdo, perché... Io pure la trovo bellissima, voglio certo, dire, beh, e lei... La gelosia non è legata a queste cose grandi, qua, lo sapete, no, la gelosia è legata ad altri meccanismi. Grandi comici, grandi uomini di spettacolo, no, sono stati sempre dei grandi amatori. È vero. E quindi lui però lo sa che o me o... La busca. La morte. Finito. Le gambe senza quindi, gambe, pure brutto, quindi, voglio dire. Sì. Torniamo da Mary Segneri. Mary, allora, svelaci qualcosa di questa location, quello che si può... Allora, di base vi dico che già sappiamo che ci sono circa 150 invitati, che la location è sul mare e che è stata trovata immediatamente. La prima scelta è stata lei, come mai? Colpo di fulmine, è stata una delle prime opzioni che ho dato a Flora. Siamo andate a vederla insieme e devo dire è successo qualcosa di magico. Poi Flora l'ha detto prima, io sono un po', no, romantica, arcobaleni, cosa... Quando siamo arrivati siamo state accolte da questo arcobaleno enorme che abbracciava tutta la location, tutto il cielo, e quindi ci siamo guardate e abbiamo detto questo è un segno del destino. Quindi la prima scelta è caduta lì. Mary, vedo dei confetti. Vedi dei confetti? Infatti, questa è un'altra particolarità. Non ci sarà la confettata, la solita confettata dove tutti alla fine vanno e si abbuffano di confetti. Non è stata scelta da Flora, anche se qui la vediamo, perché invece ci sarà una semplice bomboniera, il classico. Esatto, bomboniera classica, estremamente elegante e sofisticata, come piace a Flora. Con il confetto rigorosamente artigianale con mandorla, basta, non quelle cose un po' belle, succose, le cose classiche, a lei piace così, come la sua partecipazione, che è in carta Made in Italy, che è un po' nel concetto di questo matrimonio, è tutto Made in Italy, che carta è? Carta d'Amalfi, quindi carta assolutamente italiana, con un rilegata con un nastro in seta in cipria e chiusa da una cera lacca con il loro logo. Secondo me neanche lo sa. Flora, lo sapevi che era carta d'Amalfi? Sì. Certo, io l'ho scelta, ero indecisa tra carta di Positano e carta di Amalfi. Ho scelto carta di Amalfi. Allora, grazie Mary, grazie Eva. E per concludere, prima di salutarci, un video messaggio da una vostra amica. Aia. Eccola là. Ciao Flora, allora che dirti, siamo tutte così contente, felici ed emozionate perché insomma tra pochi giorni appunto ti vedremo in sposa ad Enrico Brignano, Flora Cante ed Enrico Brignano. A parte gli scherzi siamo veramente tutte emozionate perché non vediamo l'ora di vederti bellissima nel tuo abito da sposa, però mi devi fare una promessa, mi prometti che continueremo a giocare a burraco e io lo so che tu mi dirai a un certo punto me vai a prendere la birra col limone, con tutti i salatini, quelle è, perché lei è così, insomma, io ti voglio bene, ti voglio tanto bene. Ciao Flora. Cioè, perché con le carte così sembra alcolizzata, però no, vabbè, non beve mai, no. Sembra una che gioca a carte, che ben non è. Allora Flora, ciao, Mati. tanti auguri anche da parte nostra. Grazie. Un abbraccio a te, un abbraccio a Enrico. Tosca, che dire? Poi ci verrai a raccontare in retroscena magari di quello con che grande sta piacere. Ma tu vuoi trattenerti qui con Roberta? Perché così non vengo al matrimonio. Vuoi che il 30 te la... ci penso io. Va bene.